Benvenuti MTIers, maggio è praticamente qui e come tutti i mesi è il momento di prendersi qualche minuto per analizzare gli arrivi di Netflix. Partiamo! La prima cosa di cui voglio parlarvi sono le nuove stagioni di alcune serie che avevo già apprezzato e consigliato sulle frequenze podcast di Fantascientificast. Vi ricordo anche la possibilità di commentare questo video con i vostri consigli o aspettative, di iscrivervi al canale e mettere mi piace a questo video. La prima serie che ritorna è Castlevania, con la sua quarta stagione, e vedremo come evolveranno le storie dei nostri ammazzavampiri. Fra l'altro, si attende anche un grande ritorno. La seconda serie è Love, Death Plus Robots, un insieme antologico di storie profonde e particolari in stile Black Mirror. Dire che lo attendevo è pure poco. Con la terza serie andiamo invece in Spagna e si tratta de Il Vicino, una commedia su di un supereroe che non doveva esserlo e infatti crea più problemi che altro. Ricordatevi di recuperare pure i video passati con le proposte di visione, c'è una playlist apposta. Dimenticavo di accennare agli Oscar. Netflix alla fine ha portato a casa pochissimo rispetto alle aspettative. Pensavo che l'Academy non sia ancora pronta a dargli il miglior film. Adesso però andiamo a vedere i nuovi arrivi. Il primo di questi è Jupiter's Legacy. Si tratta di una serie supereroistica suddivisa in 8 episodi che si basa su di un fumetto edito dal 2013 e si basa su questa storia nell'affrontare il passaggio generazionale che avviene tra genitori e figli sfruttando l'ambientazione supereroistica. Inutile dire che il fumetto è di Mark Miller, probabilmente noto per Kick-Ass e Kingsman, quindi direi che la trama avrà un bello spessore sociale che adatterà la nostra storia mondiale degli ultimi 100 anni a questo universo fantascientifico, col fine di sensibilizzare lo spettatore alle tematiche più calde di questo periodo. Insomma, quella fantascienza che a me piace perché tra battute ignoranti, combattimenti spettacolari e storie d'amore non corrisposte, tenterà anche di lasciare quei messaggi positivi nello spettatore. Direi che ora dobbiamo solo aspettarne l'uscita. Adesso è il turno di un film sugli zombie, Army of the Dead. Sì, ok, vi avevo già detto più volte che ne avevo abbastanza di questi film sui non morti, però dopo aver visto il trailer sto pregustando fortemente quel misto di trashata alla Zack Snyder, che va a mettere insieme prodotti così vari come Ocean Eleven, Resident Evil e un cast di tutto rispetto. Insomma, Dave Bautista viene assunto per andare a recuperare diversi milioni di dollari presenti in un caveau di un casinò di Las Vegas. Il problema però non sono tanto i sistemi tecnologicamente avanzati di sicurezza, quanto il fatto che la città è stata isolata dal resto degli USA poiché è infestata dagli zombie. Quando Bautista con tutti gli altri del team arrivano però, notano una cosa particolare: gli zombie sono più intelligenti ed organizzati di quello che pensavano e l'esercito non è molto felice di avere questi ladri in un territorio così caldo. Un film su cui non si può aggiungere altro se non che potrebbe ambire addirittura all'Olimpo del trash. Speriamo che però non si prenda troppo sul serio. Altro film interessante, sempre di fantascienza, è Oxygen. Immaginatevi di svegliarvi senza ricordi in una capsula criogenica più grande di una bara, ma più piccola di un loculo di capsule hotel di Tokyo. Se non vi dovesse già aver creato panico, immaginatevi anche che l'AI che vi parla al vostro risveglio non vuole farvi uscire per motivi di sicurezza e che allo stesso tempo l'ossigeno all'interno si sta esaurendo. Ecco, questo è il film claustrofobico di cui vi sto parlando, un thriller psicologico alla ricerca di chi si è e di una via di fuga da quella bara in cui ci si è risvegliati. L'idea non sembra per nulla male, andatevelo a segnare, mi raccomando. Torno a parlare di serie coreane con questo Move to Heaven. Ci tengo a sottolineare che non sarà doppiato come tante altre cose che arrivano dalla Corea. Però la storia sembra particolarmente interessante. Un ragazzo con la sindrome di Asperger e il suo tutore operano nel settore del superamento dei traumi. Praticamente vanno a casa delle persone che hanno subito dei lutti e le aiutano a liberarsi dei loro oggetti del defunto, ma soprattutto riescono a mettere in contatto
il defunto con il vivente, in modo da dare una chiusura al loro rapporto, permettendo al vivente di andare avanti e al morto di andare nell'aldilà più serenamente. Purtroppo il trailer è abbastanza ermetico e le notizie sono abbastanza limitate per il momento, quindi non ci resta che guardarcelo per vedere come sarà. Se amate i drammi personali e sociali, forse è il caso di guardare Monster. Si tratta di un film che narra la storia di un ragazzo di 17 anni, intelligente, artista e studente di una scuola privata di New York che viene accusato di omicidio. Tratto da una storia vera, affronta tutto il complicato sistema processuale che potrebbe portarlo ad una lunga e pesante condanna al carcere. Una storia vecchia di 20 anni che però va a toccare temi fondamentali anche per gli Stati Uniti attuali. Nel caso, valutate anche questo per una visione. Di dramma in dramma e dagli USA al Sudafrica, per questo I Am All Girls. Si tratta di un film basato sui fatti reali avvenuti alla fine degli anni 80, periodo storico in cui ancora vigeva il regime di apartheid. La storia è incentrata sul tentativo di identificare e sgominare un'organizzazione dedita al favoreggiamento della prostituzione giovanile, ovviamente di bambine di colore, e che coinvolge pure facoltosi politici. Inutile dire il forte impatto che potrebbe avere questo film nello spettatore visti i temi trattati, io penso che però gli darò un'occhiata. Torni in Corea per un dramma mafioso dal nome tutto italiano. Vincenzo e Benesì in Corea parlano di noi altri e lo fanno sfruttando uno dei nostri più grandi stereotipi, la mafia. Non che la mafia non esista, però abbiamo anche degli altri lati positivi come italiani, o no? Comunque, questa serie parla di Vincenzo, un bambino coreano adottato da una famiglia mafiosa italiana di Roma. Cresce diventando avvocato della malavita e poi decide di spostarsi nuovamente nella sua Corea, dove vuole recuperare dei lingotti d'oro sepolti nelle fondamenta di un palazzo. Penso sia da vedere più che altro per gli stereotipi che i coreani hanno di noi che altro. Come bonus finale vi lascio Divin Codino, documentario sulla carriera calcistica di Roberto Baggio, sicuramente una delle più grandi icone del calcio italiano degli anni 90 e forse il migliore tra i nostri connazionali di sempre. Anche per questo video ho terminato le proposte di visione, recuperate i video precedenti e mi raccomando, se questo vi è piaciuto, mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, commentate con le vostre proposte e condividete questo video con i vostri amici. Io vi ringrazio come sempre della partecipazione, piccole gratificazioni che mi aiutano a fare altri video come questo. Al prossimo video, ciao!